Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Che giorno è oggi? Adesso me lo dico esattamente. Oggi è il 6 luglio, il giorno in cui c'è la grande manifestazione di Forza Italia e di Toti. Ma insomma, la cosa fondamentale della giornata, a mio avviso, è la cosiddetta intervista, anzi, è un'intervista alla cosiddetta capitana, così la soprannominata Repubblica, la Carola Rackete, questa ragazza di 30 anni che ha non solo forzato il blocco navale, ma speronato una nave della Guardia di Finanza, arrestata su ordine della Procura e poi rilasciata su ordinanza del GIP di Agrigento. Se vi sta antipatico Salvini, cosa legittima per come si muove, per come veste, per quello che dice, per quello che fa, per i suoi decreti, ecco, se a voi Salvini sta antipatico, io vi consiglio vivamente di prendervi un paio di Malox e leggere l'intervista rilasciata e concessa oggi dalla cosiddetta capitana alla Repubblica. Vi convinco di questa evenienza anche se avete, non so, 1,5 euro, 2 euro da spendere per comprare Repubblica. Fatelo, dovete farlo, perché quando leggete l'intervista alla capitana, comunque voi la pensiate, cercherete di capire qual è l'opposizione all'Italia, qual è l'opposizione a questo governo, se davvero una persona normale può stare con Carola. Guardate, secondo me la dobbiamo fare semplice: da una parte c'è il mondo dei centri sociali, da una parte c'è la sinistra oltranzista e dall'altra ci sono le persone normali, che sono anche di sinistra, che sono anche centriste, che sono anche liberali, che sono anche destre, poi ci sono anche diciamo, i centri sociali di destra. Ecco, il mondo si può dividere tra centri sociali e non centri sociali, una volta che uno legge l'intervista a Carola. Beh, insomma, gli chiede il giornalista, ovviamente imbeccato dalla Carola perché sapeva benissimo la risposta che gli avrebbe dato, chissà perché glielo chiede, ma voi lei farebbe salire a bordo Salvini? E già io mi chiedo, ma perché un giornalista chiede se Salvini sarebbe fatto salire a bordo in quella nave, posto che non immagino Salvini che voglia salire sulla Sea-Watch e poi la Sea-Watch comunque mi sembra sequestrata. Ma perché il giornalista glielo chiede? Perché vuole ottenere una risposta. E sapete cosa risponde la capitana? Il ministro degli interni italiano, vicepresidente del Consiglio italiano, lei a bordo non lo farebbe salire. Sapete perché? Perché è razzista. Questo lo scrive la Carola. La sua risposta è che Salvini non sale a bordo. Può salire Fratoianni, può salire Prestigiacomo, può salire Nicola Porro, possono salire tutti quanti. Anzi, non so se Nicola Porro può salire, ma non il ministro degli interni italiano perché è razzista. Forse non possono salire neanche quelli della Guardia di Finanza, secondo questa specie di logica della signora, alla quale chiedono: ma scusi, ma lei ha speronato anche una nave? Finalmente se n'è accorto il giornalista dopo 20 domande di dirgli: scusi, il problema è che lei ha speronato una nave. Ah, ero così stanca, sa, ogni giorno ne avevo una. Beh, sai, se tu vai a fare questo lavoro e vai nel Mediterraneo e vai a prendere i profughi e ti occupi di salvare le vite in mare, come dici tu, beh, forse ogni giorno ce n'hai una, no? Se non volevi averne una, te ne andavi in Olanda, oppure te ne andavi a Malta, oppure te ne andavi a Tunisia. E chi è criminale, secondo Carola? L'Europa. L'Europa è criminale perché finanzia la Guardia Costiera Libica. Lo troverete anche in un altro pezzo oggi, non mi ricordo su quale giornale, perché adesso è passato il concetto per cui la Guardia Costiera Libica è fatta da corrotti e perciò non ci si può fidare della Guardia Costiera Libica. Quindi noi non possiamo fidarci dei libici, non ci possiamo fidare dei tunisini, dove c'è appena stata una regata a cui hanno partecipato 1.000 imbarcazioni, però è un porto poco sicuro. Non ci si può fidare dei maltesi. In questo momento c'è una nave dei centri sociali con sopra a guidarla i carri dei miei stivali italiani, le sinistre estreme italiane, che gli hanno detto: vai a Malta. No, a Malta non ci andiamo, perché il tema non è Malta, non sono i profughi. Cioè, è talmente semplice da capire. Il tema è che non gli piace il decreto sicurezza. E lo dice Carola nella sua intervista: noi abbiamo abbattuto un muro. E quale minchia di muro è che ha abbattuto, secondo voi, questa Carola nel mare? Il muro nel mare è del decreto sicurezza. Allora io vi chiedo, e mi chiedo, voi chiamate Carola, i miei amici che dicono sei impazzito, ma voi veramente volete affidare la politica dell'immigrazione, volete affidare l'opposizione a questo governo che non vi piace, a signore come Carola Rackete? È questo lo spirito
spirito di questo paese di opposizione a Salvini. Voi volete fare vincere Salvini per i prossimi 2500 anni se l'opposizione è affidata a sta dreadlock della minchia. Chiaro? Mi potrà querelare? Sì, perché lei adesso sta querelando Salvini perché dice mi ha trattato male, mi ha insultato. Lei insulta ogni istante lo Stato democratico italiano e le leggi approvate dallo Stato italiano, qualsiasi sia il governo che le approvate, e insulta financo il Presidente della Repubblica Mattarella, lo vorrei ricordare, non un pericoloso leghista, che quelle leggi le ha controfirmate, perché dovrebbe sapere la signora Carola, tra una stanchezza e l'altra e tra una ribellione e l'altra, che in Italia le leggi, se fossero considerate incostituzionali, non sarebbero firmate da Mattarella, e Mattarella non è Hitler, non lo è neanche Salvini, ma è anzi uno della sinistra democratico cristiana italiana, peraltro siciliana, e noi la lezioncina dalla signora Carola non ce la facciamo dare. Io lo dico come italiano, non come Salvini, di cui non me ne fotte assolutamente nulla. Io accuso Salvini. E poi dall'altra parte ovviamente vedi Gentiloni, Repubblica che cosa prende? Ieri io accuso il PD di Renzi perché il PD non è stato coraggioso sull'immigrazione, e oggi tra una Carola che accusa Salvini, che dice che non lo fa salire a bordo perché è razzista, ma perché dovrebbe salire a bordo, e dall'altra io, Gentiloni, accuso Salvini perché invece Renzi, Gentiloni, era Renzi che ce l'aveva con te, non Salvini. Però tu, se volete fare questo gioco, continuate, ma legittimo. Cioè, mentre l'intervista di Gentiloni vi può sembrare ridicola, questi del PD che si accusano a vicenda e l'ultimo cocciolino in mano accusa Salvini, beh, insomma, mentre questa è politica italiana e quindi possono essere più o meno votati, non è accettabile, Carola, non è accettabile. Poi l'accetti, perché in un paese democratico tutti hanno diritto di parola, però io una come Carola la trovo, come possiamo dire, l'idea che gli italiani pensino, una parte degli italiani possa pensare, della politica italiana possa pensare che quella sia la nostra, diciamo, ancora di salvezza contro il razzismo, mi fa venire il sangue al cervello. Intervista di Conte sulla Stampa totalmente inutile, ma una cosa dice al suo giornale di riferimento, sempre la Stampa, intervistare Conte, lo dico ovviamente con un pizzico di invidia, perché è vero che dice poco, però è pur sempre il Presidente del Consiglio e tutti noi vorremmo intervistarlo. E Conte dice alla Stampa, dice per una banalità, e cioè il fatto che per risolvere il problema dell'immigrazione ci vuole l'Europa, però dice una cosa meno banale, e cioè dice alla Stampa Conte che è vero che bisogna utilizzare l'Europa, e quindi chiede che il pacchetto di nomine della follia burocratica e partitocratica europea appena fatto, quattro donne che solo perché donne sono considerate straordinarie, dalla Lagarde a Ursula, che è il nuovo presidente della Commissione europea, beh, dice Conte, se approvate questo pacchetto di nomine l'Europa ci aiuterà. Quindi una specie di rapporto sinallagmatico, una sorta di scambio, se accettiamo queste nomine forse ci potranno dare un mano sull'immigrazione, posto che c'è un'altra nave che appunto sta non vuole andare a Malta, verrà in Italia, e passeremo tutta l'estate con queste navi che arrivano in Italia. Il punto, vedete, qualche cretino mi ha scritto in posta privata: ah, non la racconti giusta, quante persone vengono senza le ONG? E va bene, e questo è il punto. Cioè, il barchino di quello che viene in Italia illegalmente è, purtroppo, fa parte della fisiologia, ma è come se in America, col muro, nato prima di Trump ma con Obama, ci fossero degli spedizionieri americani, delle ONG italiane, che andassero a prendere i messicani e li portassero oltre Rio Grande in America. Verrebbero sparati dai ranger americani. Poi, che ci siano alcuni che riescono a passare attraverso il muro, qualcuno purtroppo a morire, beh, insomma, questa è la storia, è la realtà, è la contingenza. Il punto non è che arrivano i barchini, il punto è che noi possiamo sopportare che ci siano delle organizzazioni criminali che si occupano di questa vicenda facendo politica criminale contro la democrazia di uno Stato. Chiaro? Questo è il punto fondamentale. Cos'altro succede oggi? Quasi chiusa, secondo Verderami, la possibilità di andare a elezioni da parte dei leghisti a settembre. Vespa pure sul Quotidiano Nazionale dice non si va a votare, ma Di Maio, in un'intervista a Corriere della Sera, dice: beh, abbiamo archiviato alcune liti, abbiamo trovato un nuovo metodo per discutere tra di noi, anche se
aggiunge Di Maio, vogliamo la revoca della concessione alle autostrade, e su questo con i leghisti non c'è dubbio bisticceranno. Sallusti sul Giornale che cosa dice? Però questa roba che stiamo vedendo in queste ore dà evidenza di come Salvini debba ritornare al centrodestra. Sallusti fa il suo lavoro, perché ha sempre pensato che il vero centrodestra, Forza Italia, Meloni e Lega, debbano governare questo paese e non questa alleanza che lui considera spuria tra grillozzi e leghisti. Favoloso Il Fatto è l'unico giornale al mondo, da portavoci del Movimento 5 Stelle, che ancora crede in Virginia Raggi. Roma è una è una discarica a cielo aperto. Ho detto una parola non esagerata, è una discarica a cielo aperto. Se non dovesse, dovremmo invitare tutti i giorni Putin, la Merkel, Babbo Natale, invitando con le sue renne, perché ogni volta che invitiamo una grande personalità vengono pulite le strade di Roma, anche se dopo un minuto, come certifica oggi Il Messaggero, rivengono sporcate. La Raggi con chi se la prende? Con il presidente della regione Zingaretti, segretario del PD, che dice, beh, insomma, non vuole aiutare Roma. E ha ragione la Raggi, Roma non vuole farsi aiutare perché, ripeto, quello che ho sempre detto, i romani al 70% hanno votato Raggi, mo ve la tenete. Certo, Marino era un disastro, ma avete votato la Raggi e adesso non piagnucolate, perché la presuntuosa incapace, cioè la Raggi, forse potevate capirlo un po' prima. Non l'avete capito? E almeno adesso fatevi finire la legislatura. Non è che il gioco funziona così. E siete entrati in questo gioco e ve lo subite. La prossima volta ci pensate un po' due volte prima di rivotare la Raggi, se avete deciso altrimenti. Sala, sindaco di Milano, è stato condannato a 6 mesi e in realtà è diventato una multa di 45.000 euro perché avrebbe firmato retrodatando dei documenti importantissimi per un appalto da 220 milioni. Se Sala non avesse fatto queste firme, diciamo, retrodatate, probabilmente quell'appalto sarebbe saltato. Se fosse saltato, sarebbe saltato l'Expo, o comunque si sarebbe compromessa alla nascita dell'Expo. Quindi i magistrati stessi dicono, pur avendolo condannato perché ha fatto delle firme false, dicono però aveva dei buoni motivi e comunque gli hanno dato tutte le attenuanti del caso. Oggi tutti i giornali, compreso Il Giornale, pensano che sia ridicolo l'accanimento della magistratura nei confronti di Sala. Io penso che sia ridicolo, penso che Sala abbia fatto bene, ma il punto non è la magistratura. Il peggio non è mai morto, Fabrizio, e sai qual è il peggio? È che siamo noi che abbiamo fatto leggi assurde per cui sì, per fare l'Expo, per fare il ponte, per fare un'opera pubblica dobbiamo fare carte su carte, controlli, controlli, perché ci sono gli appalti truccati, perché c'è la mafia, perché c'è sempre l'evasione fiscale. Abbiamo creato una tale montagna di carta per cui oggi in Italia un manager che vuol fare qualche cosa nel pubblico si assume responsabilità di firme false, di abusi di ufficio, di retrodatazioni, che non fa per guadagnare soldi per se stesso, ma perché le cose si facciano. E questa roba non nasce dai magistrati, che hanno le loro colpe, tra poco le vedremo, ma dalle leggi che i politici fanno per rispondere alla bestia del fatto, dei giustizialisti, del Movimento 5 Stelle, di un paese che se non ha leggi, secondo loro, diventa corrotto. Il paese non è che con le leggi è meno corrotto, è con meno leggi diventa meno corrotto e con meno ruolo pubblico diventa meno corrotto. Comunque, Maria, non è che la giustizia è uguale per tutti. Sala ha semplicemente, ovviamente era sotto l'occhio del ciclone e ha fatto quello che doveva fare perché si facesse l'Expo. Nel frattempo, oggi, me ne occupo io, se ne occupano altri giornali, è stato assolto dalla bancarotta il signor Riva dell'Ilva, assolto dalla bancarotta. Quando lui chiese di fare un patteggiamento 3 anni fa, gli dissero, e lui chiese 2 anni di galera, più diede 1 miliardo di euro per patteggiare, il magistrato disse, è un criminale comune, con lui non si patteggia. Dopo 2 anni, non avendo potuto patteggiare, un magistrato sano, onesto, ce ne sono tantissimi, che si chiama Castellucci a Milano, ha guardato le carte e ha detto, scusa, ma questo come fa a fare bancarotta fraudolenta se l'Ilva gliel'avevano scippata 3 anni prima i magistrati nel 2012, sequestrandola e affidandola a una gestione commissariale?
Com'è possibile che lui faccia la bancarotta fraudolenta nel gennaio del 2015? Sono passati 3 anni. Questo magistrato l'ha assolto. Allora, questa è la giustizia italiana. È una giustizia che ti fa venire il sangue al cervello. Tra l'altro, Sala, che è stato condannato a 6 mesi ridotti a 45.000 euro, verrà prescritto perché è un processo di 7 anni fa. E non solo verrà prescritto, ma dopo essere prescritto, i casi, non è un processo, l'evento è avvenuto 7 anni fa, verrà prescritto in appello. Vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Di niente. Poi Salvini oggi dice che la magistratura è una schifezza, e l'ha detto altre volte. Gramellini, il grande moralista del Corriere della Sera, dice: ma che modo di parlare, che modo di fare è, si può dire che la magistratura è la schifezza, eccetera. Ovviamente è brutto dire che la magistratura è la schifezza, però vedete, tutti possono dire tutto tranne Salvini. A me mi fa impazzire, io grazie a Dio ho un po' di attenuanti, ma quando il portavoce del Movimento 5 Stelle, cioè Trevaglio, dice che quello è un cazzaro verde, i giudici lo assolvono. Invece Salvini, se dice che la magistratura è una schifezza, viene giudicato da un magistrato perché la magistratura si è sentita offesa legittimamente. Secondo voi c'è un po' di, come possiamo dire, un po' di incasinamento in tutto questo? Altra cosa che avevo visto, che mi era piaciuta, oltre all'intervista della Raggi, Sala condannato, direi che forse per oggi è tutto. No, c'è una cosa stupenda sulla fattura elettronica, e lì dobbiamo fare un po' di ammenda. Anch'io già uso la fattura elettronica, sono obbligato, come tutte le partite IVA. Beh, la fattura elettronica comunque, secondo il Sole 24 Ore, l'ammenda la faccio perché in realtà è più semplice da usare di quanto immaginassi ed è meno burocratica di quanto immaginassi. Cioè, la fattura elettronica non è stata quel disastro che all'inizio del 2019 sembrava ci fosse. E questa è la prima scusa che devo fare pubblicamente. In realtà è un piccolo costo in più che potrebbe diventare un grande vantaggio, soprattutto perché tiene gli archivi. Insomma, per ora non è così, così un disastro. Ma in più, secondo il Sole 24 Ore, ha generato 4 miliardi di euro di IVA in più nel 2019. E lo Stato ne prevedeva 2 di recupero di evasione fiscale, invece sono stati pari a 4. Allora, obiettivamente, gli effetti positivi di questa dannata fattura fiscale ci sono. Allora, io sono perché sia libero il contante, perché io posso spendere anche 20.000 euro col contante, ma tra la libertà del contante e una digitalizzazione dei nostri archivi ce ne passa il mondo, nel senso che le due cose si tengono insieme. Libero contante in libera fattura elettronica, mettiamola così. Bene, si vede malissimo Marisa, lo so, perché qua c'è una connessione che va malissimo. Diego, la brigatista Balzerani che vuole che si torni alla lotta armata, la trovo gravissima. Ho visto il video postato, sì, ho visto quel video, e l'ho visto soprattutto perché l'abbiamo fatto a Quarta Repubblica. Ciao Porrone, Federico, non so perché mi chiami Porrone, ma non mi offendo, anzi mi sembra affettuoso. A tutti quanti voi do appuntamento sul sito nicolaporro.it. Battaglia ci spiega per quale motivo i mari non crescono, o meglio è una fake news quella della crescita dei mari, ma soprattutto Battaglia, oggi il Corriere della Sera lo ricorda in 5 righe, si è beccato 50.000 euro da grillo, perché fu considerato da grillo al soldo delle multinazionali solo perché diceva che il riscaldamento globale antropico è una roba tutta da dimostrare, e si è beccato dagli insulti da grillo e 50.000 euro da grillo perché Grillo lo aveva diffamato. Trovo un godimento di prima mattina come poco nei confronti di un delinquente, quello sì, comune, come io considero Grillo, perché quando ci tratta in quella maniera come giornalisti, noi siamo zitti e pippa, abbiamo distrutto ogni nostra